Dei tanti ex edifici non fidanzati di cui la città di Pescara si è dimenticata, solo pochi sono riusciti a risorgere, altri invece sono ancora lì, in attesa di una decisione politica, di un passaggio di mano, di una bonifica o semplicemente del buon samaritano. È il caso per esempio dell'ex Fea, un tempo stazione di una piccola linea a Pescara Penne e dove oggi c'è il nulla. Il degrado incombe, l'inquinamento resta e la città si priva di spazi importanti, non riuscendo a rimanere amica dei suoi ex. È stata una storia di usi plurimi e di abbandoni. Così si, così si è arrivate a quel momento bellissimo che Cesare Manzo ha creato con il fuoriuso del 1997, se non sbaglio, e poi all'abbandono totale. Cioè è stato un parcheggio fino a poco tempo fa. E poi diciamo, siamo arrivati al 2015 quando... Eh, la Fondazione Pescaro Abruzzo ottiene una concessione per trasformare quest'area in un museo di arte contemporanea. Un bel progetto, una bella idea, soltanto che questa concessione gli stessi uffici che l'hanno data, l'hanno affidata, l'hanno poi negata dicendo che eh, la Fondazione non avrebbe potuto tariffare le attività previste all'interno, per esempio il ristorante, la caffetteria, la libreria, cosa abbastanza... Assurdo perché tutti i musei contemporanei moderni hanno queste. Non si va al museo, bisogna anche potersi rilassare. La fondazione però non ha ripartecipato, cioè si è tirata indietro quando nel 2018 la regione ha rifatto il bando. Un gruppo imprenditoriale del mattone ha vinto il bando della regione ed ha avuto in affidamento questa struttura. Questo progetto alla fine non è. Non si è sviluppato. L'unica cosa che è stata realizzata è una caratterizzazione che poi è stata fatta giustamente dall'ARTA, cioè dalla struttura regionale che è deputata a fare questo tipo di approfondimenti. Il sito è risultato inquinato e occorrerebbe una bonifica, ma chi paga? È stato detto che costava intorno a 300 mila euro, che poi non è una grande cifra di per sé, visto che l'investimento complessivo è intorno ai 5-6 milioni di euro. Tuttavia nella legge italiana chi inquina paga e quindi questo, comunque questa bonifica anche se fosse stata anticipata dal soggetto concessionario l'avrebbe dovuto ripagare o la regione o la, la gestione governativa oggi tua che ha tenuto questo, questo, questo impianto per molto tempo come deposito degli autobus. La regione deve revocare questa concessione ormai inutile al soggetto imprenditoriale che l'ha avuto e rifare un bando ponendo più diciamo, al centro di questo bando il contenuto che deve essere realizzato, cioè quello di un centro culturale o di un museo, anche il museo d'arte contemporanea ipotizzata, rispettando diciamo così, questa eh, struttura che è una struttura ormai che appartiene alla storia di questa città e non va eh, declassificata né aggredita con un progetto speculativo come ha fatto.